Eccoci dunque arrivati a un punto di svolta nell'esplorazione, credo. Mi pare di ricordare che da qui in poi è proprio la strada che porta all'avanzamento, alla conclusione della torre. Qui c'è un infermiere, cioè è una spia travestita da infermiere, insomma, ci ha guarito la squadra. Ho già battuto il tipo, però non sono mai andata in questo teletrasporto, quindi non ho idea di che cosa mi aspetta. Ho ottenuto la priporta perché sono riuscita a combattere insieme a Sbeku contro Archer, che a quanto pare, facendo una breve ricerca, è uno dei generali di un altro gioco Pokémon, quindi comunque un personaggio che si è già visto. Io farò la Gnorri qui. Mi fa piacere che ho trovato un profumo Max. Comunque, quindi mi sono sbagliata e questo non è una. No, non è il momento di parlare con Mew. Continua a sbagliare, continuare a parlare con Mew. Ce la puoi fare, eh? Ok. Allora, mentre io ho i vicini di casa che sembra che si stanno scannando fra di loro per il casino che stanno facendo, non volevo assolutamente andare su questo teletrasporto. Ah, però mi ha portato dove ero prima, fondamentalmente. Non ho cambiato piano, va bene. Allora, qui c'era un oggetto. Ok, pensavo di essere arrivata alla fine, appunto, me lo ricordavo che c'era un bel po' di strada comunque. Per cui. Allora. Che liscio che ho fatto, incredibile. Eccolo! Esatto. Qui c'era il rivale la prima volta. È tornato. Ancora tu. Non vi permetterò di arrivare al capo. Ok, quindi non combatto contro il rivale, combatterò di nuovo contro Archer. Giovanni è qui. Il daddy. Il capo è qui. Dal caso. Vai, è la nostra opportunità per sconfiggerlo. No, no, che bellimbo. No, lo voglio combattere pure io lui. Niente. Tutto questo ancora non ho trovato Lapras perché dovrei esplorarmi io probabilmente, vabbè. Comunque la strada era giusta. Fantastico. Fermo così androttolo. Non si arrendono mai, eh? Cambiassero almeno Pokémon. Ecco. Niente, non ce la fanno. Ben Line. Oh no, Mew. Soprattutto Ben non è assolutamente adatto alla situazione. Ben, io ci provo, ma. Mi fido poco, eh. Tanto Mew, una volta che è lì, non era previsto, ma ce l'abbiamo, quindi Arbok se ne va. Arrivederci. Va bene. Ma cambiate Pokémon, per favore. Yeee, livello 45. Vabbè, finché non ha puntato il nostro povero piccolo, delicato Ben, va tutto bene. Proverò Drago Pulsar. Gliel'ho insegnato così perché mi andava. Un attacco fittissimo. Ovviamente l'ha shottato del numero 8. Bravo Ben, bravo, bravo. Ivysaurus. Ho messo Ivysaurus in squadra, almeno gli starter vorrei farli arrivare al terzo stadio, diciamo, come al solito. Appunto. Io qualche domanda me la farei. Ci risiamo. Vabbè. Scappati di nuovo. Cosa c'è Pikachu?
Pika. Pika. Pure lui si è seccato. Pika, ce lo so. A questo punto, però, allora Ben non va Ben. Scusate. Metterò dei delicious, perché se devo combattere Giovanni avrà Hippocaon Terra simpatici. Guarda che figo. Ok. Cucù. Fierissimo. Le Master Ball. Le Master Ball. Devi produrre le Master Ball. Le Master Ball. Le Master Ball. Dovrei anche abbandonare il piano di provvisore la SIF per creare una scheda di Pokémon potenti. Nella nostra azienda non siamo abituati a creare Pokémon sfruttando ricerche rubate. I patti non erano questi. Ma che stempiatura incredibile ha il presidente. Oltre un bambino così. Ah, ci rincontriamo. Non mi scherzi nelle faccende dei grandi. Sì, mi hanno fatto notare che Giovanni ha una fede nuziale, comunque un anello che sembra una fede nuziale ed è anche nel dito della mano giusta. Questo potrebbe fare pensare effettivamente fosse sposato e che effettivamente Argento, Silver, suo figlio, almeno nel manga, si sa solo nel manga che Silver è suo figlio, non lo so. Però comunque effettivamente che è un figlio di un matrimonio magari poi terminato, c'è una teoria secondo cui lui si è sposato, comunque ha avuto una relazione con una roscia di un altro di un generale Team Rocket, di un altro gioco Pokémon, una MILF assurda tra l'altro, ci credo che hanno avuto questo figlio incredibile, effettivamente c'è, scusate. Mi lancia contro il gatto, cioè mi lancia contro il gatto. Ci potrebbe stare, però comunque di confermato c'è soltanto che Silver, Argento e suo figlio. Poi non si sa se chi è la madre, né se erano sposati, quindi può essere che quello non è una fede. Oppure sì, non si sa. Allora, gira vita. Ah, si è sentito l'allenamento, Giovannino, gamba lunga, coscia lunga, come si chiama? Rayorn, vuoi cambiare Pokémon? No. Per quanto probabilmente Rayorn avrà qualche attacco incredibile che mi ucciderà di cattiveria. Se io ti faccio breccia, no? È super efficace, ma non ti uccido. Tu però mi apri, e me lo ricordavo il maledetto. Sì, non ti preoccupare, mio King, che comunque lo apriamo. Vai, vai. A posto. Adesso ti guarisco. Me lo ricordavo che era super efficace. Nidoqueen, no. Oddio, no, non cambio Pokémon. Però devo guarirti, quindi perderò un turno e quindi... Ah, bella. Quindi probabilmente questa cosa finirà malissimo. Anche perché ho solo pozioni di merda. No, ce l'ho l'iperpozione. Poi mi ricordavo che l'iperpozione curava 200, non 120 comunque, però... Magari ricordo male io. È felice. Aiuto. Però tesoro mio, io ti faccio il giro a vita. No, vabbè. Sempre colpa della Pokéball comunque, che ha lo stick molle. Appunto. La dolce vendetta. Ha perso di nuovo soldi dal capo della mafia dei Pokémon. Hai mandato a monte i nostri piani per la SIF. Prendi una pistola e sparagli. Vabbè, il Team Rocket non cederà mai. Tutti i Pokémon si sono perso usati al Team Rocket. Sì. Oddio, ma quel vaso è un Oddish. Il vaso dietro Giovanni è un Oddish. Vabbè, devo andare, ma ritornerò.
Va bene, d'accordo. Io volevo giocare col vaso. Comunque, vabbè. Il mio è pieno di vita. Grazie. Ammiriamo il tuo coraggio. Vabbè. Salva. Pica pica. Sì. I soldi non mi mancano, quindi posso farti un regalo. Giovanni sta facendo un macello per avere la Master Ball e ha appena regalato la Master Ball a un ragazzino. È una Master Ball, un prototipo segreto che non si può acquistare da nessuna parte. È un nuovo tipo di Pokémon infallibile che permette di catturare qualsiasi Pokémon. Quindi hai praticamente messo un bersaglio sulla testa di un bambino che appena esce da qui probabilmente sarà rapito e torturato dal Team Rocket per ottenere la Master Ball. Idea, signor presidente, ottima idea. A questo punto il Team Rocket dovrebbe essere andato via, sicché io potrò andare nella palestra della nostra cara Sabovina, la nostra simpaticissima Sabovina, che ha i Pokémon di tipo psico, e non so se sono pronta per affrontarla sinceramente, mentre io sto esplorando in allegria Pokéball, giustamente, inutilissime Pokéball a questo punto del gioco. Cannon Flash? Cos'è Cannon Flash? Sono tutte mosse che io non conosco, ovviamente. Cannon Flash, tipo acciaio. Chiedo se attacca raccogliendo e rilasciando energia luminosa, può ridurre la difesa speciale, ma mi stai dicendo che usa due turni? Vabbè, comunque non importa. Per ora non la userò sicuramente, un giorno. Non ho neanche la squadra definitiva per ora. E qui c'era un'altra porticina. Non ho trovato il tipo che mi doveva dare l'Apras, ma comunque non ho aperto tutte le... Ok, non ho aperto tutte le stanze, quindi suppongo che al momento me lo sono perso. Tipo, no? Questi egregi signori. Team Rocket se l'è data a gambe. Sì, ma i tuoi colleghi dove sono? Sì, alcuni Pokémon si evolvono tramite scambio. È inquietantissimo che questa cosa sia accertata anche nel mondo dei Pokémon. Perché dovrebbero evolversi per l'abbandono? È una cosa brutta. Sì, prego. Mentre io vi rubo le cose dall'ufficio, fate come se non ci fossi. Regalino? Effettivamente mi sono assicurato un posto di lavoro incredibile per il futuro. Gente. Wow! Nessuno che mi dà un Lapras? Devo veramente farmi... No, sono tornata indietro. Questo è chiaramente da dove arrivo. Esatto. Devo veramente andarmene senza il Lapras e poi farlo off screen perché non voglio annoiarvi tremendamente? Dai! Ci siamo fidanzati. Sì, volevo parlare con lei. Così me lo sposo. Non mi interessa. Ma grazie. Intanto rubo la roba. Volevo dire, ottengo ciò che mi sono meritata tramite il mio sforzo e impegno nel salvare... ovviamente chiamare la polizia. Io non l'avevo visto chiamare la polizia o comunque la sicurezza, le forze dell'ordine. Ci è voluto un bambino con i suoi Pokémon, però sono il prescelto fondamentalmente. Nessuno? Tanto mi ciullo la roba. Vabbè, allora controllerò. Non mi interessa. Sì, ci credo che ti senti motivato. Vabbè, nulla. Allora dovrò fare poi un giro più tranquillo. Quanta roba, un pezzo stella, così. Farò poi un giro off screen quando avrò tempo, proprio perché comunque ho registrato tutti questi episodi praticamente di fila e non mi sono messa a esplorare la Sif, anche perché ho veramente un sacco di roba da fare in questi giorni, mi chiedo scusa, per cui avete già visto quante ore ho impiegato
a giocare a Pokémon anche senza registrare, che non posso, non mi sono messa a girarmi tutta la Six così. Anche perché qua vedete la roba incredibile. Ok, dai, questo era l'ultimo teletrasporto. Faccio questo, l'ultimo, dai. Oh! Ma non è che è tipo qua? Signorina? Signorina, non mi faccia andare a mani vuote. Mi dia il suo Lapras, che suona molto male. Non dire a nessuno che ho pianto. Guarda, se mi dai Lapras, giuro che non lo dico a nessuno. Ottimo, fatto bene. Adesso lo insegno a Charizard. Finalmente. Penso lo impari comunque anche con i livelli, però. Lo insegno. Schifo non fa. Allora. Se il piulino della Pokéball mi ha pietà. Posso impararlo, insegnarlo pure a Dedicious e a Bellinus, lanciafiamme così. C'è una mossa da sostituire con lanciafiamme. Ira di drago alla fine. Ira di drago, dai, chi se ne frega di ira di drago. Ta-da! Fantastico. Ok, siamo pronti. Andiamo via. Lapras lo cerco un'altra volta. Non ho cercato abbastanza per poter dire che non ci sia. Penso comunque che si ottenga comunque anche qui. Sì, va bene. No, non può essere, giustamente anche loro sono perplessi. Vabbè. Ok, Sabrina. Anche perché se è rimasto come in passato. Per fortuna ci sei tu. Oh. Chi vi avrebbero ucciso? Ah, tra l'altro non ve l'ho detto, ma lui in squadra ora a Cubone l'ha preso con sé, che dolcezza. Probabilmente l'ha voluto portare a casa, ma non è voluto rimanere da solo ed è rimasto con lui. Va bene, ciao ciao. Ok, no, mi stanno gentilmente suggerendo che devo andare alla palestra di Zaffernopoli. E tu? Vabbè, bruttissimo ceffo. Che poi infatti penso che fondamentalmente adesso, incredibile, sì, siamo là, c'è Sabrina e poi c'è l'isola Cannella e poi c'è Giovanni. Oh, spoiler, scusate, sì, Giovanni è l'ultimo capo palestra. Plot twistone. Ora che cosa vorrei. Che figo. Ma che figata! Sì, va bene. Nah, sì, ce l'ho un po' con livello 45. Sì, sì. Guarda, no. Ma guarda un po', un bel Pokémon di livello 45. Pros, ciao. Sabovina. Allora, io direi che Dedicious si deve riccamente spostare da qui perché non è assolutamente il caso. Mettiamo Ben. Anche se io mi dico, forse Ben ha l'attacco di merda. Forse non va bene. Effettivamente gli attacchi, mi ricordo l'attacco spettro andava bene. Quindi mi state dicendo no. Vabbè, per ora usiamo Pikachu. Era da un bel po' che non uso Pikachu. Avevo detto che non l'avrei usato per un po'. Adesso è arrivato il momento. Allora, se funziona ancora come in passato, vediamo. Dovrei fare no, allora vediamo un po', perché in passato devo fare avanti e indietro, su e giù, era un su e giù per prendere
continua a sbagliare. Si è infilato sul teletrasporto, vi giuro che non sono stata io. Bisognava fare su e giù con i teletrasporti e si avanzava. Quindi era una finta cosa di memoria. Quindi se io faccio così dovrei andare avanti. E poi devo prendere questo giù. Poi già il fatto che ti fanno schivare gli allenatori è tipo bellissimo. No. E allora non so come funziona. Però sto avanzando, eh. Cioè non sto tornando indietro. Quindi può essere che sta funzionando. Pure sono dei bastardi, hanno cambiato tutto. Oh, sembra che stia avanzando, eh. Sembrerebbe. Assolutamente. Ah no, forse sì, forse sì. Vediamo. Dai, dai. Dai. Quanto è figo questo sfidante. Dai, Sabrina. Yes! Lo sapevo. Grande. Che cattiva e che figa. Spero non finisca malissimo, ma non penso. Bello che c'è la platea comunque. Ok. Addirittura. Addirittura. Sapevo che saresti arrivato. Già da bambina avevo poteri paranormali. Tutto è iniziato quando ho imparato a piegare cucchiai col pensiero. Non mi piace lottare, ma se proprio desideri. Oddio, che paura. Che paura incredibile. Ma che sguardo è? Illuminato. Che figa. Oddio, lo manda in quel modo. Fluttuando. Che livello sono? Non è che mi apre. Porca miseria. Un toro. Meno male che io Pokémon Rocky. Che anche nell'anime mi ricordo che Sabrina era un toro comunque. Oh no, schermo luce. Vabbè, non importa. Dico, avere dei poteri psichici ti fa fluttuare i capelli in maniera figa. Visaur che sta di livello, vabbè. Mi pare si evolva a livello 32, Visaur. Ok, che ti facciamo dimenticare, Visaur. Azione. Non è il momento comunque, Visaur, se non l'avessi notato, sto battendo un capo palestra. Slowbro. No, mi dispiace Slowbro. Mi sa che anche con lo schermo luce, con lo schermo luce lo sprintaboom ti farà fare una brutta fine. Ah no? Wow. No, no. Non lo facciamo assopire. Lo cambio al prossimo turno. Ok. Non mi perdo il turno. Uccisso. No! Che bastardata! Dimenticavo che qua è diverso. Nei Pokémon originali l'effetto non si effettuava perché c'era il cambio. Io potevo cambiare il Pokémon prima che ci fosse l'effetto. E valeva per tutto, la scottatura, sonno. Jinx, vuoi cambiare Pokémon? Sì. Jinx dovrebbe essere debole al fuoco, per quanto comunque dorme, ma se n'è andato. Per quanto Charizard è debole al ghiaccio, quindi comunque siamo pari, eh. Se mi fa una bora. Un dubbio breccia intanto. Aia, t'ha fatto male, eh. Aia, mi hai fatto male. Ma the time has come. Eh beh,
brutto giusto, un brutto. Allora, alla Kazam che mi squarterà probabilmente, ma facciamo la figata. Ragazzi, ho vinto, cioè non manco per... Facciamo io un attacco oscuro. Facciamo io un nero pulsar ad Alakazam. Che bello che è. Allora, caro Alakazam, è stato un piacere. Perché dovrei avere un Pokémon di 45, livello 45 superiore, se i Pokémon di Sabrina arrivano a 44? Vorrei capire questa discriminazione. Sì, vabbè, mi usa la di livello. Mamma mia, pochissimo. Vabbè. Ma non nego la... Non ci credo, ma non nego la disfatta. Dopo tutto non mi sono impegnata molto. Sì. Va bene. Schifatissima. La medaglia palude. Yeah! Fino a livello 70. Calmamente. Avrei preferito psichico, comunque va bene. Va bene. Sì, però adesso no. Dolcissimo Pikachu. Dolce. Adesso no. Chi è che me lo insegna Serco? Parliamo di cose serie. Un secondo. Non ho più pallida idea di chi mi debba insegnare Surf. Sì, mi fa piacere, ma chi è che mi insegna Surf? Ah no, niente. Scusa. Sì. Posso fare il roleplay cattivo? Scusate, fate giusto per vedere i vestitini, no? Come ci sta Pikachu? No. Occhiali. Vabbè, occhiali. Ho comprato gli occhiali. Oh mia. Però perde di espressività, quindi non glielo voglio mettere. Vabbè. Niente, ok. No, no, scusate, no, volevo vedere il mio PG vestito da poliziotto. Fantastico. Bella! Bella! Fico! Le scarpe me le cambio. Così ho proprio il set misto incredibile. Va bene. Ok, resta il mistero su dove si trovi Surf. Da quanto sto registrando? Che dire, suppongo a questo punto di dover andare... Vabbè, Ru sta facendo picco. Suppongo di dover andare a Fuxiapoli. Fuxia. Perché è da lì che io devo surfare per andare sull'isola Cannella. Ma allora, la dentiera mi hanno dato forza. Ho ottenuto l'abilità della forza. Però a che mi serve la forza? Io non me lo ricordo. Perché il Team Rocket e Jesse e James hanno trovato i denti d'oro del guardiano e una volta che li ho ridati al guardiano, il guardiano mi ha insegnato la tecnica segreta per spostare Massi. Ma che caspita mi serve? Se io devo comunque attraversare il mare? Dovrò attraversare le isole, cioè forza mi serve per le isole spumarine, ma ho bisogno di surf. Ho bisogno di surf per arrivarci e usare poi forza. Quindi l'ho rifatto? Sì, scusate, sono storditissima. Comunque anche Pico, c'è la mia squadra, è ancora rottissima.
non ho genuinamente idea di chi mi possa insegnare. Vedete, lui? Sì, lui mi ha insegnato. Lui mi ha insegnato forza, fondamentalmente. Ma surf non so chi me lo possa insegnare, che tra l'altro è un MT adesso, comunque non è più una macchina nascosta. Tanto. Soprattutto se Chaser volano, per quale motivo dovrei. Eccolo! Magari lui! Non lo so, mi sembra una cosa da surf questa. Dai! 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 Ok. Ok. Sì! Scivola acqua, grande! Ho visto la tavola da surf! Non riparei lui. Lo sottovalutare. Va bene, vai! Grande! Oddio! Bellissimo! Così! Yeah! Ok! A questo punto io direi di raggiungere le isole spumarine, già che ci siamo. Appena trovo la cura totale, però. Magari. Scusa. Ok, Pikachu ha imparato la tecnica segreta dormendo. Va bene. Sono abbastanza sicuro che quel tipo prima non ci fosse, comunque. È apparso dopo. E io ancora non ho trovato Lapras, quindi comunque vi prometto che troverò Lapras nel prossimo episodio. Ok, qui avevo anche battuto i tipi, quindi niente. Sì. Oddio, che bello, potrò fare sesso senza beccarmi tutti i tentacool selvatici. Oh mio Dio, questa cosa è bellissima. Oh, musica. La faccio bordo bordo per evitarmi gli allenatori, ovviamente. Che belli i riarrangiamenti, comunque. Ok, quindi se sono le... tu che vuoi? Questo chi è? Cos'hai fatto? Mi ha guarito? Ok, grazie! Va bene! Ah, giustamente pure alle... Subito! Che brutto questo posto! Allora, io vincerei... Questo non so che serve, va bene così. Allora, io inizierei a darti una battanata. Non so dove si trovano, perché mi stanno finendo comunque. Completamente da un'altra parte. Vabbè. Non entrerà mai. Oh, che culo. Orribile. Sì, ma dovete darmi le bacche lampo, non la baccabana. Forse si comprano, effettivamente non lo so. Basta. Ok. Sono andata contro un seal. Oh, no, no, uso le mega ball. Le ball dei poveri. Per quanto penso che adesso forse avendo tutte queste medaglie, forse mi vendono le ultra ball. Forse mi vendono le ultra ball adesso. E vai, Dugong è bellissimo. Yeah! Mi mancava catturare Pokémon, finalmente. Guardatelo, cazzo. Perfetto.
però quanto sono giusto? Sinceramente, io delle isole Spumarine ho un ricordo orribile. Proprio ve lo dico col cuore. Uno squilto. Così. Porca miseria, è liscio che ho fatto. Sì, ma. Ah, devo premere. Senti. Ci sono caduta completamente addosso. No, non mi interessi, Golbat, via. Sciò. Sinceramente, ragazzi, non è una cosa. Ho sempre, sempre, sempre avuto un ricordo orribile delle isole Spumarine. Magari, per carità, se è cambiato qualcosa, ma non penso. Tipo adesso, no? Io ho buttato queste due rocce. Non posso fare altro. D'accordo? Giuro che comunque si è suicidato, non sono stata io. Grazie per le Mega Ball. Era esattamente quello di cui avevo bisogno. Quindi dovrò. Dovrò anche farlo qua. Sì, coach, un'altra volta, eh. Questo lo facciamo sc off screen. Quello era chiaramente un pene comunque, quella roccia. Quindi. È un pene, cioè è chiaramente un pene quello comunque. È veramente così facile. Cioè, mi sono sempre complicata la vita, ma in realtà è una stronzata. Gelo raggio, bello, bello, ottimo. Bell'attacco, gelo raggio. No, maledetto, ora devo scendere da Charizard. È complicatissimo muoversi. Perché? Come ci arrivo? Qui? Come scendo? Devo raggiungere i sassi. No, qua non c'è nulla. Quindi esclusione, devo andare nell'altra. Non qui. Slowpoke! Sta facendo? Cosa fa? È bellissimo! Non ha ancora neanche computato di essere stato catturato. Tonto. Non è molto sveglio, è lento nei movimenti, dorme e poltrisce tutto il giorno, incurante del tempo che passa. Cioè, è tipo il sogno di ogni essere umano, la vita di Slowpoke. Allora, è di qua. Devo andare giusto. Sì. E tutto questo comunque, teoricamente, nelle isole Spumarine abbiamo anche un ricchissimo Articuno, che non aspetta altro che noi per essere catturato. Io ho le mie due Ultra Ball sicuramente. Allora, signori, io direi sinceramente che credo sia opportuno che io comunque termini questa sezione per i fatti miei e poi raggiungiamo insieme l'isola Cannella, perché comunque ci sono le due mamme. Credo si faccia così. Ci sono anche tutti gli allenatori da battere e così via, quindi non voglio lasciarli indietro, ovviamente. Allora, qui intanto non. Mi è spuntato sotto il culo! Lo catturo, certo che lo catturo. Ribelle proprio! Questo Slowpoke aggressivo! Incredibile! Beh, l'eccellente
Dai. Attenzione, qua c'è proprio la ribellione. Guardate, aggressivo, pericoloso. Mancato, non si sa il motivo. Ho sempre tirato uguale la... Ora la tira storta. Dritta, ma completamente miss, perché ho beccato il cerchio più largo. Però gli è piaciuto, quindi lo prendiamo così. Che col bonus grande mi farà nulla. Farà schifo lo stesso. Ben, Linus è diventato più forte. Yeah. Sì, lo so, grazie, prego. Sì, sì, Slowpoke, Box Pokémon. Poi li do tutti al Team Rocket, pensate che ridere. Da questa parte c'è un articolo incazzato nero, perché... Eccala! No, no. No, no. No, non adesso! Oddio, un Shellder. Non posso rischiare di perdere. Ho troppe poche Ultra Ball. Oddio, Magikarp. Ma che cos'è la festa grande? Ok, catturiamo questo, il Magikarp, e ci salutiamo. O magari riesco a uscire, perché credo che... Credo... No, dai, forse abbiamo finito? Non ci credo che ho finito. Forse la mancanza di pallosissimi incontri casuali è riuscita ad agevolarmi? Magikarp. Magikarp. Mamma mia. Pure difficile da catturare. Ti prego. Mi scappa il Magikarp. Ok. Sarebbe bello avere Gyarados come Pokémon, per quanto è proprio un Pokémon inutile. Debolissimo, cioè acqua volante, mamma mia, un'elettricità per 4, che schifo di Pokémon. È famoso per la sua debolezza, lo si vede comunemente notare nel mare, nei fiumi, nei laghi, in qualsiasi altra pozza d'acqua. Vabbè. Allora, Articuno facciamo finta di non averlo visto. Che cos'ha Pikachu? Percepisce una certa tensione nell'aria, lo so anch'io, perché quello non lo voglio perdere. Facciamo che li lasciamo lo lasciamo stare però, Pikachu, che ne dici? Proprio ignoriamo con grazia. Vediamo di far finta di nulla e ce ne andiamo. Sì, lo so che c'è quel tentacool, lo prendiamo un'altra volta, Qui? Che dice? Pericolo, attenzione alle rabbie. Porca miseria, oh! No, vai via, show. Via. Grasso, sì. Dolcissimo, stupendo, pipistrello ciccione, soldi a palate. Olè, dovremmo avercela fatta. Siamo usciti? Uno Slowbro. Riusciremo a prendere lo Slowbro? Che dite? No e no. Senza Ultra Ball. Io provo a dargli una baccalampo. Maledetto! Te fermo. Dai, eccellente. Non le voglio usare le Ultra Ball ora. Dai, fatti prendere. Mille, grande. Vai Visaro, vai così. A posto. Dai, abbiamo avuto un episodio pienissimo. Vabbè, sì, 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 sì. Sì, questa è una roba che si devolve così. Porca vacca. Charizard, sei troppo grosso. Si deve... Dugong, merda. Vabbè.
riapparirà. Comunque lo cattureremo quando sarà il momento. Dovremmo aver fini. Miss, signori. Ma bello. Ok, non ci speravo nemmeno io. Amen. Mega pugno. Va bene. Allora, megapugno è 80, comete è 60, va bene. Anche se comete non fallisce mai, ed è un'ottima cosa, però. Mio che ti dà un cazzotto. D'accordo. Io voglio ipno, voglio un ipno shiny, mannaggia, datemi un ipno shiny. Però vedo quella sasso lì, mi viene l'ansia, perché significa... Che non abbiamo finito. Vero? Però magari... Magari... E qua? No! No! Charizard! Ti prego, Charizard! Non andare. Riescono ad essere fastidiosi anche se non sono incontri casuali. No, io me ne voglio andare. Questo non è chiaro. Voglio solo uscire. Può essere che si esce da qua? Sono una cretina! Si esce da qua! Stai! Ci ho sperato tantissimo. Non si esce. No, Pikachu, non è il momento. Ora mi sono persa. Non so dove andare. Perché qui devo per forza salire. E o mi sono perso un bivio. Incredibile. Oppure sono una cretina. Va bene, è arrivato il momento. Dovrò capire cosa fare off-screen. Uscire. Noi ci rivedremo dopo che avrò fatto il sedere a tutti gli allenatori che mi sono lasciata dietro. Così. Poverino. Questo significa che ovviamente mi dovrò fare tutti i nuotatori. Penso gli allenatori all'inizio delle isole spumarine, se sono allenatori quelli NPC, e poi ci rivediamo all'isola Cannella. Quindi io ringrazio tutti quelli che sono rimasti, pensavo questo video sarebbe durato di meno, invece è durato di più. C'è da più, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video con Pikachu dolcissimo. Pika Pika! Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.